Terra di grandi spazi che si perdono nell'estremo nord, la Svezia rivela un universo di intatte bellezze naturali e di sofisticata civiltà. La capitale, Stoccolma, sorge sull'acqua in un mondo di isole, canali e laghi. Il suo nucleo medievale, Gamla Stan, fu edificato su un'isola alla confluenza del lago Mälaren nel Mar Baltico. La città si sviluppò poi sulle isole vicine e lungo la frastagliata costa a nord e a sud di Gamla Stan, che offriva l'opportunità di approdi comodi e protetti. Stoccolma, il cui nome significa letteralmente città sull'isola, cominciò presto ad assumere quell'aspetto di porto indaffarato che la caratterizza tuttora. Proprio al centro della metropoli scorre una specie di ampia autostrada marina affollata di imbarcazioni e superata da ponti che convogliano un intenso traffico automobilistico e ferroviario. Riddarholmen e Gamla Stan sono il nucleo originario della città. Skeppsholmen è l'isola dei musei. Nel centro storico spiccano Östermalm a est, Norrmalm a nord, Kungsholmen a ovest e Södermalm a sud. Tra i monumenti più celebri si visita la Stadshuset, o municipio, capolavoro del Novecento. Superato il Centralbron, si giunge sull'isoletta di Riddarholmen, dove si innalza la gotica Riddarholmskyrkan, con il suo altissimo campanile. La vicina isola di Gamla Stan è dominata dall'immenso Kungliga Slottet, il palazzo reale, formato da quattro edifici simmetrici che circondano un cortile quadrato. Il lato orientale si affaccia su una scenografica piazza aperta sul mare. Due ali disposte a semicerchio chiudono l'ampia corte d'onore. Il palazzo, che sovrasta con la sua immensa mole settecentesca il centro storico d'impronta medievale, fu voluto da Carlo XII e costruito su progetto di Nicodemus Tessin. Un altro grande architetto, Karl Horlemann, completò l'opera, soprattutto nei sontuosi interni, tra i quali spicca la Sala del Trono. La grandiosità del palazzo si manifesta nelle sale da cerimonia. Tra queste, la più celebre è il salone da ballo chiamato il Mare Bianco per il colore delle sue pareti. Il lusso barocco delle gallerie e dei saloni reali continua nei sotterranei, accuratamente restaurati, che espongono le collezioni di gioielli, armi, armature e carrozze reali. Particolarmente lussuosi sono il cocchio usato nel Settecento per l'incoronazione e una slitta dorata da cerimonia. Una ricercata cerimonia del cambio della guardia ha luogo tutti i giorni davanti al Palazzo Reale, con la partecipazione della banda e di numerosi corpi militari. Nonostante la pompa dell'apparato cerimoniale, la famiglia reale è uno dei simboli dello spirito democratico della Svezia. Non solo i principini frequentano la scuola pubblica, ma la stessa immagine del re è oggetto di un'affettuosa irriverenza. Dal Palazzo Reale un ponte conduce all'isoletta su cui sorge il vecchio Parlamento.
Di ritorno sull'isola di Gamlastan si raggiungono la Storsjurkan, cattedrale trecentesca della città, e l'antico palazzo della Borsa. Sul bacino che chiude il Golfo del Baltico si affaccia l'edificio ottocentesco del Parlamento, al quale è stata recentemente aggiunta un'ala di forma semicircolare. Di fianco al Parlamento, la Kanslihuset, con la facciata a forma di tempio, e il Bondeska Palazet, antica sede del municipio. Sulla piazza del Palazzo Reale si affaccia anche la gotica cattedrale di Stoccolma, modificata e in parte rifatta nel Settecento, quando fu innalzata la torre campanaria. In questa chiesa, nel 1523, il riformatore Olaus Petri lesse per la prima volta il Vangelo in svedese. Ebbe così inizio non solo la riforma luterana nel paese, ma anche il periodo della grande espansione militare della Svezia, guidata da Gustavo Vasa. La più celebre opera d'arte della cattedrale è il gruppo in legno dipinto di San Giorgio e il Drago. Una riproduzione in bronzo si trova in una vicina piazzetta. Tra gli ambienti più suggestivi della città vecchia spicca Stortorget, una graziosa piazza circondata da palazzetti in stile rinascimentale olandese, sulla quale sorge il settecentesco Palazzo della Borsa. Nelle stradine della città vecchia, impeccabilmente conservate, si percepisce chiaramente il rispetto per la tradizione storica, appena intaccato dal costante flusso dei turisti, che non altera affatto l'autenticità del quartiere. Stoccolma ha risolto brillantemente i problemi del traffico cittadino, riuscendo persino a rendere spettacolare e coinvolgente la vista dell'autostrada urbana, della ferrovia e della metropolitana, che scorrono lungo un solo asse, indipendente dai percorsi pedonali e dalla viabilità locale. Nel Millesgården sono esposti i lavori del più celebre scultore svedese, Carl Milles. Le sculture del giardino, tra cui i celebri angeli musicisti, Pegaso e l'uomo, la mano di Dio, sono copie di originali scolpiti tra gli anni 20 e gli anni 50 e furono poste esattamente dove aveva progettato l'artista, in modo da formare un insieme di grande impatto scenografico. Nel parco di Haga sorgono tre enormi tende di rame usate a fine Settecento per la caccia da Gustavo III, il re mecenate, protettore delle lettere e delle arti. Nello stesso parco si trova la Casa delle Farfalle, una suggestiva serra di piante esotiche dove farfalle di ogni tipo svolazzano tra gli sguardi incantati dei bambini. A Stoccolma la presenza dei bambini aggiunge una nota di serena rilassatezza, perché la città ha creato da tempo le strutture adatte, parchi, passaggi protetti, giochi e attrazioni.
Svevia è uno dei parchi più preziosi della Svezia per l'abbondanza di esemplari secolari di tigli, querce, faggi e aceri. Nella romantica piazzetta di Mosebache, su una terrazza panoramica, una tradizionale balera accoglie nostalgiche coppie non curanti della pioggia battente. La metropolitana, lunga 110 km, ha 99 stazioni e tre linee che si incrociano a T-Centralen, dove si trova la principale stazione ferroviaria della città. Prendiamo la metropolitana alla stazione Slussen e cambiamo linea a T-Centralen. La prima fermata, Kungstre Gorden, è il capolinea. Tutte le stazioni sono state progettate e decorate da artisti, ciascuno dei quali ha interpretato a modo suo il tema della stazione prescelta. La piazza di Kungstre Gorden, il cui nome significa Giardino del Re, è il palcoscenico cittadino. Passeggio, monumenti, caffè, ristoranti, spettacoli. Insomma, la migliore occasione per osservare la quotidianità degli abitanti della metropoli. Il Grand Hotel, situato su un'insenatura del Baltico, proprio di fronte al Palazzo Reale, rappresenta la tradizione alberghiera svedese al suo massimo livello di discrezione e di raffinata comodità. Il monumento equestre del re Gustavo Adolfo si trova al centro della piazza su cui sorge l'edificio dell'opera, celebre oltre che per il melodramma anche per l'Opera Schelleren, il più lussuoso ristorante di Stoccolma. Il piatto forte è il tradizionale smorgasbord, che consiste in numerose portate di pesce e crostacei accompagnate da verdure e annaffiate con vari tipi di aquavit. L'innalzamento del palo della primavera, antico ricordo dei riti pagani della fertilità, annuncia l'apertura della festa di mezza estate. Questa festa, alla quale gli svedesi partecipano con grande calore, è la celebrazione della luce estiva e del sole. Ma anche la pioggia può aggiungere una nota di allegria e il picnic sull'erba fragrante e bagnata si svolge regolarmente tra canti, danze e musica. Ei öron, ei öron, ei svansar hava de. Oh, vi hoppa då! La propensione degli svedesi a partecipare festosamente alle celebrazioni tradizionali rappresenta il lato solare della loro personalità normalmente riservata. Una torre alta 90 metri caratterizza la Riddarholmskyrkan, gotica chiesa dei francescani, sacrario dei re e dei personaggi illustri della Svezia.
Nel 400 e nel 500 sono state aggiunte le numerose cappelle sui lati e sul fianco dell'abside. Un canale e un'arteria stradale e ferroviaria dividono Gamlastan dall'isoletta di Riddarholmen, cuore del vecchio insediamento cittadino. Piazza davanti alla chiesa sorge il barocco Wrangelska Palazett e l'antica sede del Parlamento. Al centro il monumento a Birger Jarl, fondatore di Stoccolma. La statua del re Gustavo Vasa orna la piazza della Riddarhuset, ovvero della Casa dei Nobili. La presenza costante dell'acqua e delle imbarcazioni rende molto vari e piacevoli i percorsi urbani. E qua e là, nei dettagli del paesaggio cittadino, si avverte un tocco di sottile umorismo. In certe giornate estive, i catamarani in regata si mescolano alle gialle navi rompighiaccio e ai battelli turistici in un'allegra e colorata confusione. Con uno di questi battelli ci si può recare all'isola di Djurgården, un tempo terreno reale di caccia e oggi sede di musei, di un grande parco di divertimenti e del celebre Skansen, museo tematico storico all'aperto creato a fine secolo. Antichi edifici esistenti in varie parti della Svezia, come questo campanile in legno, sono stati accuratamente ricostruiti e dotati di arredi originali. Ad orari fissi, in molti edifici si svolgono le attività artigianali del passato, come la concia delle pelli o la fabbricazione del vetro soffiato. Nei giorni di festa si svolgono danze tradizionali in costume con la partecipazione di bambini e adulti. In questo paese, così organizzato per il presente e proiettato verso l'avvenire, le tradizioni hanno un posto molto significativo e sono amorevolmente coltivate. Dal Venner Grand Center parte Svea Wegen, la principale arteria cittadina, che taglia tutto il quartiere settentrionale di Stoccolma. Prima di raggiungere il centro commerciale della città, si incontra una delle pietre miliari dell'architettura svedese degli anni 20, la biblioteca municipale costruita da Gunnar Asplund, uno dei primi esempi svedesi di investimento in grande stile nell'educazione popolare. All'esterno, uno specchio d'acqua tra alberi e sculture riflette la mole geometrica dell'edificio. Hamngatan, la via dei grandi magazzini, conduce al teatro d'arte drammatica. Percorrendo la via Stallgatan si raggiunge il panoramico lungomare su cui sorge il Museo Nazionale. Attraversato il ponte dell'isola di Skeppsholmen, ci troviamo di fronte il veliero Chapman. Hamngatan è una delle principali vie per gli acquisti. Su di essa si affacciano i grandi magazzini NK, una delle istituzioni di Stoccolma. La
l'artigianato artistico e il design moderno sono ormai diventati gli apprezzati biglietti da visita del buon gusto svedese. Mobili, ceramiche, vetri, oggetti da cucina e di arredamento uniscono la ricerca estetica alla funzionalità. Le ceramiche di Costa Boda, fabbricate a Gustav Berg, sono dei classici del design contemporaneo. Il vasellame da tavola e le posate per il banchetto ufficiale dei premi Nobel sono la quintessenza dello stile svedese. Ogni anno un nuovo pezzo viene disegnato appositamente per la collezione e poi immesso sul mercato. Il teatro d'arte drammatica fu a lungo diretto da Ingmar Bergman, il regista che diede all'arte del cinema capolavori come Il settimo sigillo e Il posto delle fragole. Di fianco al Museo Nazionale sono state sistemate alcune celebri sculture svedesi, l'Efebo di Borgeson, il potente gruppo dei lottatori di Molin, i fratelli di Lundberg. Lo stretto rapporto tra la Svezia e la navigazione è esemplificato dal veliero Chapman, vascello inglese dell'Ottocento, che la città ha adibito a ostello della gioventù, il più affascinante del mondo. Dal ponte si può ammirare lo Skeppsbron, la banchina di attracco dei battelli, con la sua lunga fila di pittoresche case in stile olandese. E dall'altro lato del veliero, l'ingresso all'isoletta di Skeppsholmen, ornato dalle sculture di Niki de Saint-Phal e Jean Tinguely. In inverno migliaia di persone partecipano alla Vasaloppet, la più celebre gara di sci del mondo, una gigantesca esorcizzazione dell'inverno. Nel giorno più corto dell'anno si festeggia la speranza della luce. La festa di Santa Lucia è un tripudio di candele. La dimostrazione è che alla notte e al freddo gli svedesi non vogliono arrendersi. Il Globo, recente costruzione in vetro, acciaio e cemento, ospita un'arena alta 85 metri e larga 110, adatta alla maggior parte degli avvenimenti sportivi. A Stoccolma, città sempre aperta alla sperimentazione urbanistica, l'architettura contemporanea continua a trovare un terreno favorevole. Questo quartiere, progettato dall'architetto spagnolo Bofill, si rifà al concetto di città tradizionale, con edifici a cortina continua affiancati da comode strutture commerciali e da ampi parchi con piazze interamente pedonali. Su una punta dell'isola di Kungsholmen si innalza la Stadshuset, municipio di Stoccolma, costruito interamente in mattoni.
L'imponente struttura, articolata attorno a un ampio cortile, è dominata da una torre alta 106 metri, completata da un segnavento a forma delle tre corone dello stemma nazionale. L'edificio, inaugurato nel 1923, è considerato unanimemente come uno degli edifici più rappresentativi dell'architettura scandinava. La torre è ornata da un gran numero di statue dorate dall'effetto orientaleggiante. Al pian terreno c'è la cosiddetta Sala Blu, che viene utilizzata per il ballo di gala dei premi Nobel. Il piano superiore è in gran parte occupato dalla vastissima Sala Dorata, lunga 44 metri e ornata di mosaici. La grande figura che domina la sala è un'allegoria di Stoccolma, regina del lago Mälaren. Gli altri mosaici raffigurano personaggi della storia svedese, come la regina Cristina, che rinunciò al trono per aver aderito al cattolicesimo romano. La vista dall'alto della torre è grandiosa. Si passa dal Parlamento alla Casa dei Nobili nella Città Vecchia, alle torri di fortificazione dell'isola di Riddarholmen. Si riesce, cioè, a cogliere quel complesso intreccio di acqua e di isole che da terra si perde per l'estremo frastagliarsi delle coste. E si ammira da lontano l'enorme mole a forma di cattedrale che ospita la nave da guerra Vasa, costruita per Gustavo Adolfo nel 1628 e colata a picco il giorno stesso del varo per un difetto di costruzione. La nave, ritrovata nel 1956 e recuperata dopo un costoso e lento lavoro di restauro, fu trasportata in un museo costruito appositamente. Qui si vede una delle ultime operazioni di ripristino, il posizionamento dell'albero maestro dopo il restauro, ripreso dalle telecamere di tutta la Scandinavia. La nave Vasa offre uno spaccato integrale di vita di bordo nel 600. Il legno, infatti, non è stato intaccato dalla lunga permanenza in mare, perché nel Baltico non vive il mollusco che in mari più salati distrugge tutto ciò che è di legno. La nave, perciò, è stata recuperata intatta. Il museo Vasa permette di rivivere l'avventura di questa nave e del suo recupero. Queste stesse acque sono oggi solcate da grandi navi da carico e da comodi traghetti per la Finlandia e i paesi baltici. Nei canali che d'inverno gelano, i ghiacci vengono rotti dalle navi rompighiaccio. Con il battello si raggiunge il borgo di Marifred, situato in un'insenatura del lago Mälaren. Un vecchio trenino a vapore conduce dal molo al castello di Gripsholm. Il castello, il più bello e più celebre della Svezia, risale alla prima metà del Cinquecento, ma ha subito numerose modifiche e aggiunte, soprattutto nel Settecento.
nel secondo cortile si nota uno sporto con ampie finestre vetrate. L'abbondanza di pannelli decorativi di legno è una caratteristica della parte più antica del castello. La sala del trono, la più spaziosa dell'edificio, ha un soffitto cinquecentesco a cassettoni. La settecentesca sala verde era il luogo preferito per le riunioni intime della corte. La sala bianca, o sala rotonda, è rappresentativa del gusto settecentesco di Gustavo III. Alle pareti i ritratti dei regnanti europei dell'epoca. La grande fontana in cristallo di piazza Sergel chiude la prospettiva di via Sveavägen. Questo è il punto focale del traffico, dove il flusso di auto normalmente scorrevole subisce rallentamenti. Piazza Sergel imbocchiamo verso nord la lunghissima via Sveavägen, fiancheggiata da grattacieli, fino a piazza Hötorget, col suo mercato alimentare dominato dall'auditorium della Konzerthuset. Negli anni 50 Sveavägen è stata oggetto di una discussa opera di demolizione di vecchi edifici e di costruzione di grattacieli che hanno in parte creato la fama di Stoccolma città avveniristica. La Konzerthuset, che si affaccia da un lato su Sveavägen e dall'altro su Hötorget, è la grande sala dei concerti dove si svolge la consegna dei premi Nobel. La cerimonia, creazione di Nobel, l'industriale che fece fortuna con la dinamite, è un'altra espressione del gusto svedese per l'accoppiamento di modernità e tradizione. Da Hötorget parte una delle tipiche vie pedonali di Stoccolma, affollate di negozi e di occasionali venditori ambulanti. Och du får med en liter frisörschampo, en enda hundralapp, det är vad vi vill ha här idag för allt detta. Sex stycken servettringar har ni till hela familjen. Al centro della piazza, davanti al Konzerthuset, si tiene giornalmente il mercato della frutta e dei fiori. Alla stazione Hötorget della metropolitana prendiamo uno dei treni in direzione sud e scendiamo alla terza stazione, chiamata Slussen. Di fianco ai grandi assi stradali e ferroviari che attraversano la città c'è lo Slussen, grandioso ponte che unisce la città vecchia all'isola di Södermalm. Stoccolma è sorta su una strettoia strategica tra il lago Mälaren e il Mar Baltico, dove era più facile difendere l'accesso alle vie d'acqua interne e conservare il controllo sui traffici marittimi. Per superare il dislivello tra le due masse d'acqua è stata costruita una chiusa per la quale obbligatoriamente transitano tutte le imbarcazioni dirette dal lago al mare e viceversa. Appena fuori Stoccolma si sgrana la fitta collana di isole dell'arcipelago, oasi di pace per i cittadini che qui hanno costruito la loro stuga, la casa di campagna in legno per le vacanze estive. La variabilità del tempo estivo, che alterna nitide giornate di sole a rapidi scrosci di pioggia, non impedisce agli svedesi di uscire in barca e di godersi le lunghissime ore di luce. In giugno, la notte, che
che consiste praticamente in un crepuscolo prolungato, dura appena 3 ore. La stuga è una rassicurante istituzione per gli svedesi. Permette l'isolamento e l'irrinunciabile contatto con la natura, profondamente radicato nel carattere nazionale. I giardini reali di Drottningholm sono l'espressione di quella ricerca dell'ordine e della maestà regale che furono il motivo imperante dell'epoca di Luigi XIV di Francia, il Re Sole. Anche la Svezia costruì la sua Versailles, come nelle rispettive capitali Federico di Prussia, Maria Teresa d'Austria e Pietro il Grande di Russia. Il palazzo di Drottningholm, pur nel lusso che lo contraddistingue, mantiene una relativa sobrietà nell'uso dei colori e nell'arredamento dei grandi spazi interni. La camera da letto reale è l'ambiente più sontuoso, ispirato ai colori nazionali, azzurro e giallo oro. Il teatro di corte in legno, tuttora operante, utilizza i meccanismi originali progettati nel Settecento. Volti sorridenti e rilassati al sole estivo. Immagine di un paese fiducioso e accogliente, dimentico dei rigori del passato e degli inverni futuri. Stoccolma, isola tra le isole, ha stemperato da tempo la drammaticità romantica del suo sito per proporre un'immagine bonaria e sorridente di sé. Un'immagine fatta di orticelli urbani amorosamente curati, di barche a vela ormeggiate davanti alla porta di casa, di un traffico gradevole come uno spettacolo cinematografico. Forse questa è davvero l'utopia realizzata, frutto di un'esperienza ormai secolare di pace e di quieto vivere assieme agli altri. In sottofondo, il rumore leggero delle onde del Baltico.